Ciao a tutti, sempre Michele, questo è il quarto video che faccio sulla reversione della miopia e parlerò di occhiali differenziali normalizzati. Ci servono due tipi di occhiali per questo processo, seguendo questo metodo. E perché ci servono due occhiali? Ce ne serve uno sottocorretto, molto sottocorretto per guardare da vicino e uno leggermente sottocorretto per guardare da lontano. Mi spiego meglio. Per guardare da vicino al computer o a un libro non ci serve una correzione piena che ci serve per guardare indicativamente all'infinito, ma ci servirà molto di meno. Faccio un esempio ulteriore: se misurate il vostro grado di miopia e quindi la distanza fino a cui il vostro occhio è in grado di vedere nitidamente, capirete che da lì indietro non vi servirà nessun tipo di correzione. Una supposizione ulteriore è: se avete meno 2 di miopia, fino a 45, 48 cm o anche 50, riuscite a vedere tutto perfettamente, nitidamente, senza nessun tipo di correzione. E già qui si inizia a porre in discussione anche l'utilizzo indiscriminato degli occhiali in ogni circostanza, perché non ha nessun senso correggere la vista dove la vista è perfetta. A questo punto ci serve individuare come prima cosa qual è la gradazione dell'occhiale differenziale, quello che usiamo per guardare da vicino. Supponiamo che una persona sia miope e abbia meno 5 diottrie. Il consiglio di massima, ma ogni persona poi deve trovare la propria gradazione da sé, è quello di usare un occhiale 1,5 diottrie sotto la propria prescrizione attuale. Quindi in quel caso lì bisognerebbe provare a partire con un occhiale da 3,5. Questo perché? Perché quell'occhiale probabilmente con quella gradazione da vicino ci darà quella piccola sfocatura a una determinata distanza che ci possa permettere di usare l'active focus che ho spiegato nel video precedente. Questo proprio per lavorare anche quando si guarda per tante ore da vicino su quello stimolo che ci permette di guadagnare le diottrie di miopia. Quindi un'ulteriore delucidazione per quanto riguarda gli occhiali differenziali: potrebbe essere utile trovare l'occhiale differenziale giusto comprando degli occhiali per la presbiopia, gli occhiali positivi. E come fare per trovare l'occhiale giusto? Supponiamo ancora che una persona abbia meno 5, usa delle lenti a contatto e sopra calza gli occhiali per la presbiopia. L'occhiale per la presbiopia non fa altro che annullare, in maniera molto semplice più o meno, la gradazione della miopia. Quindi se io ho un meno 5 e sopra ci metto un più 1,5, avrò una correzione di meno 3,5. Questo può aiutare a trovare il giusto equilibrio per gli occhiali differenziali, che non siano né troppo forti per non dare nessun stimolo ad usare l'active focus, né troppo deboli e diventa troppo difficile e complicato trovare l'active focus perché magari è troppa la sfocatura che stiamo vedendo anche da vicino. Questo è un piccolo consiglio ed è un punto di partenza. Per quanto riguarda invece gli occhiali normalizzati, sono gli occhiali che usiamo in tutte le attività che richiedono la vista su oggetti distanti. Quindi fondamentalmente anche in casa, quando giriamo per la casa, useremo in linea di massima gli occhiali normalizzati. Ovviamente se guardiamo o per guidare è meglio usare la correzione piena o comunque una correzione che ci permette di vedere perfettamente evitando qualsiasi tipo di rischio. Ma se guardiamo, facciamo una passeggiata o qualsiasi attività che non comporta dei rischi per la persona e per gli altri, useremo gli occhiali normalizzati, che saranno graduati indicativamente 0,25 sotto il proprio stato di correzione attuale. Quindi sempre per la persona che ha meno 5 avremo degli occhiali a meno 4,75. Sulla distanza questi occhiali dovrebbero darci quel piccolo grado di sfocatura che attraverso l'active focus rimettiamo a fuoco. All'inizio è ottimo farlo sui cartelli stradali, su qualsiasi riferimento chiaro, nitido. Per esempio, a me piace molto cercare di mettere a fuoco con l'active focus
i cavi della corrente. Hanno un ottimo contrasto con il cielo, soprattutto nelle giornate grigie dove è difficile vedere bene. Mi impegno a cercare l'active focus sui cavi della corrente, perché il contrasto con il cielo non è così forte, ma il nero e il grigio dei due oggetti tende a essere più facile da mettere a fuoco. Questo è quello che faccio io per cercare l'active focus e per risettare un attimo e dare gli stimoli giusti ai miei occhi per questo miglioramento visivo. Quindi due occhiali normalizzati e differenziali. Da prima si parte con i differenziali e si inizia a lavorare sull'active focus con quegli occhiali lì. Oppure se ha una miopia già di livello medio-basso, può togliere gli occhiali. Può stare senza occhiali e guardando da vicino, perché ovviamente se misurate la vostra distance to blur sarà abbastanza buona, quindi intorno magari ai 40, 50 o anche 60 cm, a quel punto gli occhiali da vicino non servono più. E già è un grosso cambiamento di vita, anziché usarli sempre indiscriminatamente, quando si è seduti al computer per ore si tolgono gli occhiali e si riesce a vivere assolutamente in maniera normale senza occhiali. Ciao a tutti!